qua doveva esserci una pozza di sangue. Se non c'è, tranne che Dracula non se l'è succato tutto e poi l'ha posato qua, tu che dici? Commissario, che c'è? Guardi qui, dottore. Ma le posso offrire qualcosa, un caffè? No, grazie, l'ho appena preso. A sto punto io andrei. Franca, quando imparerà a fidarsi di me? Ma insomma, ho preso mezza giornata di permesso. Ho quasi battuto un record per farvi bella in così poco tempo. Mi aspettavo almeno una serata in pizzeria. Ti aveva mai detto qualcosa? Se aveva avuto dei problemi, se aveva litigato con qualcuno? Ho venduto tutto. Da domani la spazzatura me la raccoglierà qualche altro. Ah, ecco perché è tutto sto casino. Dottor non è più in questa valle di lacrime, ma nel riposo eterno assieme a tutti i santi in paradiso, a completare il disegno di Dio. Se la scoccia, si ammala, allora la legge puoi buttarla via, non è più buona. Allora ti dico una cosa, figlio mio, ricorda, fai in modo che la tua scoccia non si ammala. Vivi la vita con semplicità nell'essenzialità, vivi delle piccole cose. Suo padre sarebbe fiero di lei, lo sa. Vabbè, io avrei finito. Prefetto te lo do per il mattino. Ti salutavo. Dove stai andando? Non mi dici più niente. Perché ti devo dire? Qual era il suo colore preferito? Chi l'ha cresimato? Io come siamo spiritosi stamattina. Ma un mandato ce l'ha. Un mandato? Per così poco. Penso che non sia comodo né per lei né per noi. Ci sei adesso. E viene presentato questa sera, viene proiettato per la prima volta ad Alcamo La Scorza delle Arance, un film che nasce da un'idea di un gruppo di giovani, non soltanto giovani. Ne parliamo con Bruno Crisafi, che fa parte dell'associazione... L'associazione Officine del Cinema. Sì, che è l'associazione promotrice quindi di questo progetto. Sì, esatto, sì. Questa associazione praticamente mi ha impiegato 2 anni per realizzare il film, il progetto. Abbiamo occupato, diciamo, hanno lavorato con noi 116 persone e abbiamo avuto il grande supporto di Andrea Mirici, la Shack for You. Ecco, presentaci chi sono non soltanto i protagonisti ma anche coloro che hanno collaborato alla riuscita di questo progetto. Allora, appunto Andrea Mirici e il suo staff, la Shack for You, ha lavorato per il secondo montaggio, possiamo dire così, Andrea, la rivisitazione del prodotto, perché noi un anno fa siamo già usciti con questo film e ci siamo accorti che c'erano grossi problemi tra audio, video e mixaggio in generale. Sì, c'erano dei problemi carattere tecnico sia dell'audio sia della colocation, e chiaramente però da apprezzare sicuramente tutto quello che voi avete fatto, perché il 30% degli attori sono dei professionisti, invece tutto il resto, diciamo, non lo si. Siete però, a parere mio, siete stati grandi, ma poi grande è il progetto per il fine che si dovrà, diciamo, c'è comunque una finalità sociale in questo progetto. Sì, allora praticamente quest'anno abbiamo sposato due cause praticamente, il Madagascar in primis, dove metà della raccolta dei fondi andrà a Ishonala, un paese lebrosario dove c'è il raggedismo e con una serie di problemi molto importanti. La seconda andrà all'associazione Diamo le mani a Josephine, una bambina affetta da una malattia del raggedismo, subirà 4 interventi, già 2 ne ha subiti e sono andati a buon fine, e ci danno successivamente altri 2 interventi. E mi farebbe anche piacere presentare, se possibile, Massimo Marotta, che è uno dei cattivi del film. Oh, cattivo. Anche se ce la faccia la buona, però poi speriamo che il cattivo sia venuto da davvero. Non sveliamo la trama, però almeno il ruolo, possiamo dire? Il ruolo è il classico mafioso che va a chiedere il pizzo. Oddio, è una parte in cui mi sono dovuto calare davvero in maniera particolare, perché... non mi si addice, ecco, però spero di averlo fatto davvero bene. Insomma, un poliziesco che comunque, come abbiamo avuto modo di mettere già in evidenza, con delle finalità benefiche. Sì, ma infatti siamo tutti qui riuniti oggi, come qualcuno dice magari in chiesa, ma siamo riuniti proprio per questa iniziativa benefica. Abbiamo fatto tutti veramente volentieri. Siamo qui anche per dare il nostro apporto al film. Location? Location è Castellammare e Alcamo. Ecco, la maggior parte delle location sono in questi 2 paesi, e qualcosina poi abbiamo fatto a Calatafimi. Pronto?
Sì. La scorza delle arance, c'entra la scorza delle arance? Ah, buonasera, scusate, ci sentiamo dopo, ti spremo dopo. Sì, ci scusi se l'abbiamo disturbata, no. era impegnato in una conversazione telefonica. Molto lei... vitaminica, si parlava di scorza delle arance, no? Lei è Totò Borghese, giusto? In persona a servirlo. In che ruolo? Lei... Dunque, in questo caso io sono un negoziante, sì, al quale vengono a chiedere il pizzo e io mi ribello come posso a questa cancrena siciliana che abbiamo, con la speranza che più presto ne possiamo venire fuori. Insomma, non sveliamo la trama, ripetiamo, ma Bruno Crisafi può intanto presentarci altri collaboratori, collaboratrici che hanno reso possibile la riuscita di questa vostra iniziativa. Ragazzi, scusate, io lascio un attimo che devo arrivare dall'altra parte. Sì, Bruno. Allora, sì, praticamente dobbiamo ringraziare veramente tanto l'associazione Giovani Banca d'Orizzo, che vi ha aiutato a realizzare questo evento a scopo benefico, perché è comunque uno dei nostri obiettivi dell'associazione, è quello appunto di far parte del sociale. L'associazione Soci Giovani di Banca d'Orizzo si fa parte appunto di questo territorio della Sicilia occidentale e abbraccia tutti i progetti che vengono realizzati in questo territorio da giovani da età dai 18 ai 35 anni. Tra l'altro Bruno, come tanti altri, è un giovane socio. Lo scopo dell'associazione ha tantissimi scopi, tra cui quello di promuovere opportunità nel territorio attraverso i giovani, con l'aiuto dei giovani e per i giovani. Si propone tanti obiettivi, tra cui appunto quello di dare un contributo per i bambini del Madagascar. È così che abbiamo realizzato questo evento. E l'associazione Soci Giovani a Banca d'Orizzo, tu Oriella hai detto che ti chiami, sì, giusto? Oriella Settipani, ha comunque la finalità di partecipare anche ad altri progetti cinematografici? Sì, siamo aperti a diversi progetti, non siamo fissati su uno in particolare, basta che sia appoggiato da tutti i nostri soci, perché comunque l'obiettivo nostro è quello di rendere partecipi tutti e soprattutto ogni decisione deve essere condivisa e accettata da ognuno, perché la cooperazione per noi è il primo punto fondamentale, per cui questo è l'unico vincolo che abbiamo, l'unico limite, poi siamo aperti a tutto. Intervistiamo la sceneggiatrice Daniela Sandovalli, che è anche scrittrice, ci pare di capire. Ok, sceneggiatrice non direi, lo ha aiutato Ezio Foderà a riprendere la sceneggiatura che lui già aveva scritto, quindi praticamente abbiamo rivisto quello che era già la sua storia. Io scrivo romanzi polizieschi principalmente, il primo è stato pubblicato nel 99 dalla Lepos e si intitola Fino alla morte. Come si è instaurata questa collaborazione? Attraverso la scuola di Cinema Sud, che ci ha fatto conoscere, e poi appunto abbiamo instaurato questo bel rapporto lavorativo che appunto è sfociato in questo progetto particolare per beneficenza. Infatti parte degli incassi dei miei libri che vennero stasera sarà dato anche in beneficenza. Grazie. Coinvolto nell'iniziativa anche Lucio Asta, un giovane alcamese che conosce bene le popolazioni di determinate regioni dell'Africa che sono messe a durissima prova da povertà, malattie, da situazioni veramente tragiche. Qual è lo scopo di questo film e in che modo Lucio Asta è coinvolto in questo progetto? Io nel 2009 sono andato in Madagascar insieme ad alcuni ragazzi, a Ezio Foderà, uno per tutti. Abbiamo conosciuto una realtà di miseria a livello non solo materiale, della gente, ma soprattutto di carenze di servizi. Infatti una parte dei proventi di questo film andranno a beneficio di una comunità di suore che opera in una città a sud del Madagascar, dove è colpita per 9 mesi all'anno da siccità, però è anche mal comunicata dalla rete di trasporto, diciamo, normale. Per 3 mesi all'anno sono anche completamente isolati dal resto del Madagascar. Lì è presente un lebrosario, c'è un'infermeria, le stesse suore comunque aiutano le famiglie della città.
sono poche, ma hanno una grandissima forza, un grandissimo coraggio per affrontare quelle difficoltà, perché ci sono anche dei missionari, non sono malgasce, ma anche delle sole missionarie che si danno completamente a queste popolazioni. E l'altra parte dei proventi saranno invece devoluti? Sì, l'altra parte andrà a un'altra, come dire, rappresentante del Madagascar. Si chiama Josephine, è una bambina di 7 anni. L'ho conosciuta nel primo viaggio, appunto nel 2009, però ora diciamo, si è realizzato questo sogno portandola qui in Italia, perché lei ha un problema alle mani, ha la mancanza del radio in entrambe le braccia. Siccome non potrà svolgere le attività normali, quelle di una persona normale, magari come pulirsi per esempio, da grande, avrà bisogno sempre di qualcuno che le stia a fianco per poter spiegare appunto queste cose più semplici. Siamo riusciti appunto a farla venire in Italia per subire degli interventi, in tutto sono 4. Sono tornato proprio giovedì scorso dal suo secondo intervento, quindi diciamo la pratica è lunga, starà qui fino a giugno-luglio ed è qui insieme alla mamma a Milano. Il nesso tra un poliziesco e queste situazioni drammatiche qual è? Questa domanda non me la fate. Vabbè, ovviamente non lo so. Cioè, comunque sicuramente magari c'è qualcosa che ha spinto a legare il progetto cinematografico a queste iniziative benefiche. L'idea sicuramente nasce da un'inventiva anche dello sceneggiatore che Ezio Foderà, che ha cercato di ricamare su una trama che parla anche d'amore, e quindi in un certo qual modo, come dire, prima di tutto comunque bisogna, per aiutare gli altri che sono, diciamo, più lontani a livello geografico, bisogna comunque prima di tutto pensare a chi ci sta intorno. Intervistiamo anche Emilio Crisafi. Che ruolo prende parte attiva a questo film? Io facevo Michele Santaluci, il mafioso, il cattivo della situazione. Insomma, ma spiegateci, ecco, sorge spontanea la domanda: perché questo titolo, La scorza delle arance? La scorza delle arance, bene. La scorza delle arance, allora, perché in Sicilia l'arancio è il frutto praticamente simbolo della Sicilia, e la scorza dell'arancia è un invito affinché la scorcia rimanga integra praticamente, poi nel film si capisce. Spero di non aver detto troppo, perché occorre anche un po' di curiosità, no, per andare a vedere il film. Sicuramente. Una scena dedicata a questa. La spiegazione molto proprio di questo, del titolo. Consentitemi di dirlo a conclusione, voi non siete siciliani. Si sente dall'accento che non siamo siete siciliani, no. Puro sangue, siete originari di Napoli, mi sì, pare. Esatto, siamo campani, trasferiti qua in Sicilia da tanto tempo. Io ormai dico che sono siciliano, che oramai... Vi sentite siciliani? Io mi sento siciliano, assolutamente sì. Allora ti dico una cosa, figlio mio, ricorda, fai in modo che la tua scorcia non sia mai. Vivi la vita con semplicità nell'essenzialità, vivi delle piccole cose.